Ciao, sono Enrico Chiari e ti do il benvenuto in Volpi Digitali, il podcast di Foxwin. Foxwin è un'azienda che supporta altre aziende, associazioni ed enti pubblici a selezionare le idee delle persone che lavorano al loro interno, a trasformarle poi in progetti concreti e quindi a generare benessere e valori. I temi che trattiamo nel podcast di Foxwin sono inerenti alle realtà del mondo imprenditoriale, del mondo organizzativo. Quindi hanno a che fare con i problemi che imprenditori e manager si trovano quotidianamente a fronteggiare, con la ricerca di soluzioni per superare questi problemi e con la ricerca di strumenti per migliorare le condizioni preesistenti che non sono necessariamente problemi. Il tema di questa sesta puntata del podcast di Foxwin ha a che fare con i pattern dei manager incapaci. Abbiamo già parlato nella puntata precedente di un problema attuale della realtà aziendale, cioè l'infedeltà aziendale delle persone. E molto spesso questa infedeltà non è dovuta soltanto a degli interessi, a delle ambizioni, a delle aspettative, a delle esigenze che le persone ricercano, ma è dovuto anche a una difficoltà di relazioni personali tra le persone che rivestono ruoli diversi. Oggi parliamo dei difetti di chi riveste ruoli di management. È certamente un problema che stiamo sottovalutando, è certamente un problema che a volte fingiamo di non vedere, perché è un dato di fatto. I rapporti tra le persone e le aziende non sono dei matrimoni, ci sono sempre meno dipendenti, soprattutto tra quelli nati negli ultimi 30-35 anni, che sono disposti a dedicare tempo in realtà aziendali nelle quali non sentono come significativo il proprio lavoro, il proprio contributo. E non dobbiamo dimenticare alcune regole sacre della realtà professionale, cioè che bisogna darsi tempo per ambientarsi, bisogna darsi tempo per ottenere dei risultati che richiedono sempre sforzo, che richiedono riconoscimento. È ovvio che la comprensione di certe dinamiche non la si può spiegare a livello teorico, bisogna sbatterci il muso, ed è altrettanto ovvio che non hanno ancora inventato, o almeno non ci risulta, nessuna applicazione per sostituire l'apprendimento sul campo. Benissimo, sul lungo periodo però che cosa ci deve essere? Cioè qual è un ingrediente fondamentale sul breve e sul lungo periodo? La motivazione, che non si compra in nessun supermercato. La motivazione non viene dallo stipendio che i dipendenti ricevono. Certo, una retribuzione che riteniamo adeguata al nostro impiego e al nostro impegno è un carburante essenziale per sentirci pagati e per sentirci appagati. Ma la motivazione più forte viene dalla responsabilità. Una maggiore responsabilità adattata, ponderata rispetto al compito assegnato in base al nostro ruolo di partenza fa la differenza. Le persone che hanno voglia di mettersi alla prova hanno bisogno di sentirsi considerate, utili, in certi casi anche creative in quello che fanno. E se i mantra in loop ripetono che le aziende sono fatte di persone, è anche vero che le aziende sono gestite da persone. E chi gestisce le aziende? I manager. E quindi i manager hanno il compito fondamentale e delicatissimo di gestire le persone? Sì, normalmente è così, a più livelli, contemporaneamente, in situazioni di cambiamenti repentini. Non tutti però si dimostrano capaci di farlo e dovendo agire per forza fanno degli errori, a volte piccoli, a volte grandi, a volte anche grossolani. Ed ecco perché può capitare che si venga spostati da un'area all'altra, dal lunedì al martedì, oppure che d'improvviso cambi la gestione delle riunioni, delle consegne, oppure che venga modificata la procedura con cui vengono prese delle decisioni in modi che obiettivamente sono poco aderenti alla logica. Ma quali sono gli errori che fanno più spesso i manager? Andiamo a descrivere alcuni errori che vengono ripetuti spesso, che non sono ovviamente tutti, che non danno la completezza totale, che non danno la... Ma quali sono gli errori che fanno più spesso i manager? Ne andiamo a elencare alcuni. Troppo lavoro. Una settimana lavorativa che conta più di 55 ore fa aumentare fino al 27% il rischio di ictus e fino al 13% quello di sviluppare una malattia cronica rispetto a chi sta sul posto di lavoro tra le 35 e le 40 ore settimanali. Conosciamo benissimo il termine workaholic, cioè persone che sono dipendenti da lavoro, persone che hanno proprio una dipendenza da attività lavorativa che non riescono a scollegare neanche nel momento che dovrebbe essere di tempo libero, oppure che continuano a lavorare anche oltre quello che è l'orario previsto. Secondo errore, il mancato riconoscimento dell'apporto che viene dato dal dipendente.
cioè si sgobba insieme, ma poi gli onori vanno in una sola direzione. Questo è uno schema che non funziona. Terzo errore, l'assenza di preoccupazione verso i dipendenti. La gente non lavora nei luoghi di lavoro, ci vive. Ormai l'abbiamo detto tante volte, siamo solo alla sesta puntata, ma è già un mantra di questo podcast. Non possiamo dimenticarci di questo aspetto. Le persone dedicano tempo della propria vita nelle realtà aziendali in cui lavorano. Quarto errore, assunzione e promozione di persone non adatte. Non è necessario che ci siano delle raccomandazioni. Le raccomandazioni sono una cosa, ma qui stiamo parlando dell'errore costituito dal fatto di assumere persone sbagliate che vanno a rovinare poi degli ingranaggi. Quinto errore, la tendenza a vincolare le persone in attività che non li ispirano mai. Mettere la polvere sotto il tappeto non è una strategia vincente sul lungo periodo. Sesto errore, incapacità di stimolare le abilità e ancora meno la creatività delle persone. La maggior parte delle persone che non sono creative credono che non gli sia consentito esserlo, anche nel XXI secolo, anche in situazioni nelle quali apparentemente non è necessario essere creativi, cioè bisogna soddisfare delle esigenze che sono già perfettamente precostituite a monte. Settimo errore, incapacità di stimolare le persone dal punto di vista intellettuale. I robot stanno guadagnando aree che fino a 10-15 anni fa erano di competenza esclusiva delle persone, ma non c'era neanche da pensarci. Lavori fatti dalle persone stanno venendo consegnati all'intelligenza artificiale, solo che i robot non pensano ancora, le persone invece vorrebbero essere aiutate a farlo. E quindi tutto questo ha un destino già scritto. Le persone prima o poi dalle aziende se ne vanno. Le persone che non vengono viste, riconosciute, ispirate, supportate, non solo a svolgere funzioni, ma a proporre anche soluzioni che partono dalle idee, che partono dalla consapevolezza che certe dinamiche hanno delle caratteristiche penalizzanti, hanno delle caratteristiche migliorabili. Le persone, quando non vengono supportate nell'essere elementi creativi, elementi partecipativi di un grande ingranaggio, a un certo punto dicono: sai che c'è? Cerco un altro ingranaggio. Il perché, comunque, è sempre personale. E forse perché le persone non trovano i tre ingredienti del loro benessere personale in un ambiente lavorativo, e cioè rispetto e gratificazione, soddisfazione condivisa, impressione di aver dato e ricevuto qualcosa, anche di intangibile. Bene, noi speriamo di averti ispirato, di averti dato qualche spunto, qualche intuizione su cui riflettere. Non abbiamo la pretesa che tu abbia la nostra stessa opinione. Puoi trovare le informazioni di Foxwin nel nostro sito foxwin.eu, puoi seguirci nei nostri canali social Facebook, Instagram e LinkedIn. Da parte mia e da parte del Foxwin Team, l'augurio di una buona giornata e ovviamente a risentirci alla prossima puntata.